Questa pensilina di Velta che vedete nelle immagini del collega Nicola Cinquina non è frutto di uno dei tanti atti vandalici che vengono perpetrati ogni anno a Vasto, ma è il risultato dei lavori di ristrutturazione e miglioramento del terminal bus di via dei Conti Ricci. Parliamo di questa struttura che state vedendo, è stata realizzata negli anni 90 ed è una struttura destinata soprattutto, principalmente, quasi esclusivamente ai mezzi pubblici extraurbani, anche se poi c'è la fermata nelle vicinanze anche delle linee urbane. Perché siamo venuti qui? Perché ce lo chiedono le persone che ci seguono, le persone che seguono Chiaro Quotidiano, ci chiedono fondamentalmente gli utenti, e non sono pochi, di questo terminal, ci chiedono quando termineranno i lavori di ristrutturazione. Ricordiamo che intanto la struttura è stata costruita negli anni 90, ma già ci furono polemiche all'inizio dei lavori e anche alla visione del progetto, polemiche che erano incentrate fondamentalmente sul luogo in cui è stato realizzato, ma anche sul fatto che era privo di copertura. Questo problema è stato ovviato solo in parte, perché sono state installate alcune pensiline, ma sono troppo poche per riparare le persone dal freddo dell'inverno e dal caldo dell'estate. Detto questo, ricordiamo che i lavori sono finanziati con 562.000 euro contenuti nel master plan, frutto dell'accordo tra il governo nazionale e l'Abruzzo, un accordo del 2015. Adesso andiamo a vedere le altre strutture e quindi ripercorriamo la storia di questi lavori che vanno a rilento e che sembra debbano subire un'accelerazione proprio nei prossimi mesi. Oltre al miglioramento degli stalli, della segnaletica e all'installazione delle nuove pensiline più capienti e quindi in grado di riparare gli utenti delle linee extraurbane, qui abbiamo la realizzazione di due fabbricati che sono destinati a biglietteria, sala d'aspetto e naturalmente servizi igienici per il pubblico. Pensate, la costruzione della sala d'aspetto è stata annunciata per la prima volta nell'ormai lontano 2006, è in corso adesso. I lavori però, dicevamo, vanno un po' a rilento, fondamentalmente questa è la giustificazione che ci è stata data contattando l'assessora al patrimonio del comune di Vasto, Paola Cianci, per l'aumento che si è verificato proprio in questo periodo pandemico, in questi due anni, l'aumento dei prezzi dei materiali. Dobbiamo però ricordare che l'opera pubblica non è appaltata dal comune, la stazione appaltante è la TUA, Trasporto Unico Abruzzese, cioè la società regionale di trasporto pubblico. Vedete sul cartello del cantiere fine lavori 20 agosto 2021, quindi fondamentalmente la scorsa estate. Stiamo per entrare nell'estate del 2022 e i lavori non sono ancora terminati. Tra l'altro il termine degli interventi di ristrutturazione del cantiere, per meglio dire del terminal bus, erano stati inseriti nel programma del sindaco di Vasto Francesco Menna per l'appunto nei primi 100 giorni di questo secondo mandato. Abbiamo detto i motivi per cui sono slittati, i tempi si sono quindi allungati, però è chiaro che bisogna accelerare e per questo si è compiuto un sopralluogo nei giorni scorsi da parte di rappresentanti dell'amministrazione comunale e della TUA, proprio per stabilire un cronoprogramma dei lavori, per vedere come si può fare ad accelerarli e quindi quando finire. Dunque la data, il termine ultimo per completarli, almeno questo è preventivato, è fine luglio del 2022. Staremo a vedere se questa importante opera pubblica sarà conclusa per quella data. Ricordiamo che è attesa ormai da 25 anni ed è necessaria per quello che si chiama il cosiddetto collegamento intermodale, trasporto intermodale, ossia non solo il trasporto su gomma, gli autobus, il parcheggio delle auto, ma anche fondamentalmente la rastrelliera per le bici, che pure è prevista,
come naturalmente il collegamento con i mezzi pubblici urbani e la ricarica dei mezzi elettrici. Insomma, un collegamento, come abbiamo detto, intermodale importante che però al momento ancora non esiste, quindi è necessario innanzitutto riprendere i lavori o comunque accelerarli e rispettare finalmente i tempi, perché questa è una telenovela che ormai va avanti da quasi 25 anni.